Ecco a voi un quadro con una storia assurda. Questa è la Madonnina del Ferruzzi e probabilmente l'avete visto perché è uno dei quadri più riprodotti di sempre. Infatti questa è la copia che sta in camera dei miei genitori, ma papà ve la riporto su subito. È conosciuta come la Madonna del Riposo, però il titolo è sbagliato. Infatti Ferruzzi aveva semplicemente fatto una ragazza di 11 anni con il suo piccolo fratellino. Cosa succede? Vince la seconda Biennale di Venezia, il quadro diventa super famoso e diventa anche uno dei più replicati di sempre e conseguenzialmente c'è stata anche la trasposizione del tema, perché a noi piaceva pensare che quella fosse una Madonna. Un fatto secondo me molto interessante è che l'originale di questo quadro è sparito, o meglio, è stato comprato da un collezionista di San Francisco, portato con una nave nel nuovo continente, ma la nave affondò. Si pensa anche che possa essere stato trafugato nel tram tram, chi lo sa.